riprendiamo la diretta con l'alza bandiera e la deposizione al cippo di Castello. Bene. Buongiorno a tutti, grazie di essere collegati e di commemorare insieme a noi i caduti della Prima Guerra Mondiale e la festa appunto delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. Io saluto volentieri i ragazzi che ci stanno seguendo dalle scuole di Savignano,
non ho potuto quest'anno venire a trovarvi il primo giorno di scuola, lo faccio in un modo diverso oggi con questa diretta che spero stiate guardando in tanti. Io ringrazio tutti i membri del Comitato delle Celebrazioni, ringrazio la nostra Polizia Locale, il nostro Raimondo che ha suonato il silenzio e davvero vi ringrazio per guardare in diretta questo momento importante che una volta all'anno ci ricorda quanto sia importante l'unità nazionale e le forze armate. Proprio da questo ultimo valore, quindi dall'unità nazionale, voglio partire col mio discorso. Nel 1918, quando è stata istituita questa ricorrenza, l'unità nazionale è intesa appunto per l'unità dei confini nazionali, per la fine della quarta guerra di risorgimento, quindi è la guerra che ha portato l'indipendenza dell'Italia e di tutto il territorio italiano. Adesso l'unità nazionale, secondo me, siamo arrivati al punto che deve essere vista appunto da un'unità del popolo italiano. In questo momento così complicato, così difficile, e in questo momento in cui siamo molto divisi anche noi come popolazione, non solo territorialmente, ma appunto anche all'interno dei piccoli comuni, delle piccole frazioni, in questo momento l'unità nazionale ha un valore altissimo. Quindi io spero che per risolvere il problema attuale che abbiamo, che si sta aggravando proprio in questi giorni, tutti gli italiani prendano ad esempio questa festività, e l'unità nazionale deve essere appunto rispettata anche da questo punto di vista. Voglio ringraziare le forze armate, appunto oggi è la festa delle forze armate. Nel 1918 uscivamo da una guerra, dalla prima guerra mondiale, e poi c'è stata la seconda guerra mondiale. Adesso fortunatamente le nostre forze armate hanno un altro tipo di valore. Adesso le nostre forze armate portano pace, portano controllo nelle strade, aiuti anche all'interno di questa pandemia globale. Quindi vanno sempre ringraziati e sempre li ringrazieremo per l'aiuto che danno alla nostra nazione e al popolo italiano. E vorrei chiudere il discorso, questo breve discorso, ricordando una persona che è il mio trisnonno, il nonno di mia nonna, che si chiamava Domenico Raimondi, che anche lui ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale come ragazzo del 99. Pensate, lui nel 1917 è stato arruolato ed è andato in guerra ad appena 18 anni. Questa guerra ha lasciato in lui, lasciò in lui, come penso ad ognuno delle persone che ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale e anche alle altre guerre, alla seconda, ha lasciato in lui un indelebile segno che mi è stato riportato dalla mia famiglia, dai miei nonni. Io purtroppo non ho avuto l'onore di conoscerlo. Gli è stato dato il cavalierato di Vittorio Veneto, appunto perché, essendo ragazzo del 99, gli è stato dato anche il cavalierato. Quello che vorrei lasciare è che un ragazzo nato nel 1899, partito per la guerra nel 1917, e dopo 20 anni da questa guerra, dopo 15 anni da questa guerra, no, dopo 20 anni da questa guerra c'è stata un'altra guerra mondiale. Pensate cosa poteva succedere a un ragazzo nato nel 1899, e pensate cosa sta succedendo adesso ai nostri ragazzi del 1999. Io mi faccio sempre questo pensiero in testa. Sono passati 100 anni, le cose sono molto diverse, i problemi sono diversi, ma anche adesso i nostri ragazzi e tutti noi non staremo lottando in una guerra, sicuramente ci viene chiesto uno sforzo di ben altro livello, però anche noi dobbiamo cercare di sollevare, aiutare la nostra patria, la nostra Italia, facendo semplicemente quello che ci viene chiesto, quindi rimanendo più possibile in casa, lavandoci spesso le mani e indossando le mascherine. Provate a pensare quello che veniva chiesto 100 anni fa e quello che viene chiesto adesso. Penso che la differenza sia enorme, quindi pensate a che sforzo hanno fatto questi signori che vedete anche in questa lapide che abbiamo qua, che sforzo, cosa hanno dato per la nostra nazione, a loro hanno dato addirittura la vita. A noi viene chiesto veramente niente in confronto.
Quindi il mio auspicio è che davvero siamo tutti uniti, siamo consapevoli di quello che ci viene chiesto, che non è così importante in questo momento, sicuramente per alcuni se lo sarà di più, per alcuni altri se lo sarà di meno, però davvero tutti uniti, tutti insieme e vedrete che ce la faremo. Grazie a tutti. Interrompiamo la diretta per dare alle autorità il tempo di raggiungere la cappella e seguirà la messa a suffragio dei caduti di tutte le guerre.